Mi è rimasto un solo ricordo della mia breve esperienza scolastica ed un ricordo legato ad un professore di religione. Suonata la campanella, entra il professore ed appoggia la sua borsa sulla cattedra. Ricordo ancora, era una grossa borsa di cuoio marrone. Dopodiché esce dall'aula e rientra dopo qualche minuto. Nel corso della lezione ci fa rendere conto della sua presenza tramite la sua borsa, anche se lui non era fisicamente in aula. Voleva spiegarci con un concetto molto semplice la presenza di Dio. Questo è stato per me fondamentale quando ho dovuto pensare a come fotografare Ian Anderson. Quindi non realizzare un suo ritratto, ma bensì la cosa per la quale lui è riconoscibile al mondo intero, il suo flauto. Quando tu nel panorama della musica rock vedi un flauto, non c'è bisogno di ascoltare una traccia, di vedere la copertina di un album o di guardare una fotografia. Lo ricolleghi subito a Ian Anderson. Un flauto, Ian Anderson. Non ci sono altre alternative. Actually, it's going to be this way because otherwise you can't see the keys.
might give you some information.